Oh, vedi, basta parlarne. Agente Blaskovic. Beh. Sì, ma qual è la sua storia? L'ho salvata da un convoglio di deportazione in partenza da Wolfsburg. Tutti i suoi sono morti, ha solo me. Insomma, sta nella botta di ferro, ragazza. Bene. Allora, qui le armi non si possono chiaramente utilizzare. Caverna segreta. Vabbè, era abbastanza segreta in effetti, un po' bat caverna. Come stiamo con la sensibilità qua? Foto, lettere, ciò che resta della sua famiglia. Dovrei portarle con me. Prescrizione medica per Herr Ludwig Kessler. Indirizzo Königstrasse 12. Barbiturico, 1 mg per depressione. Assumere come indicato. Gennaio del 46, medico dottor Bernard Hirsch. Ok, molto interessante. Lettera di Sofia, adesso ce la leggeremo. Appunti di Kessler. Non devo dimenticare ciò che hai detto, Sofia. Dubita delle autorità. Levati per i diritti degli altri esseri umani, lotta per l'uguaglianza, sii gentile. E per questo ti hanno uccisa. Vorrei finire ciò che hai iniziato, amore. La giovane Annette sarà mai al sicuro? Forse no. Dice di voler cercare la sua amica a Wolfsburg. Prima o poi dovrò lasciarla andare. Articolo. Impiccati 3 anarchici per alto tradimento. Berlino, 4 aprile 1940, ieri sono stati giustiziati tramite impiccagione 3 anarchici, una donna e 2 uomini, tutti identificati come studenti e membri di un gruppo di terroristi locali. Tutti i giustiziati erano stati condannati a morte per alto tradimento dopo aver diffuso volantini di pericolosa propaganda anarchica contro il Führer in tutte le piazze di Berlino. Idee pericolose si stanno diffondendo in alcune nicchie della comunità studentesca e ciò è un pericolo per la nostra nazione e per gli uomini che rischiano ogni giorno la vita al fronte, ha dichiarato il pubblico ministero Ernst Dietrich, o Dietrich, ah questo sarebbe Dietrich, per essere precisi, dinanzi alla folla riunitesi per assistere all'esecuzione, aggiungendo: questo tipo di comportamento deve essere punito in modo rapido ed esemplare. Sali, agente Blaskovic. Un attimo. Dobbiamo andare. Un attimo solo. Allora, avevamo lettere. Settembre del 37, amore mio. Fuori soffia un vento gelido che scuote le finestre mentre sono qui seduto a scrivere questa lettera. Mi chiedo cosa stai facendo. Come va con la tua storia? So che è difficile lavorare come giornalista sotto il regime. Se ritieni che l'unica possibilità rimasta sia lasciare il paese, io ti seguirò, ovunque tu vada. Magari in Inghilterra? Non avevi degli amici laggiù? Sì, anche tu mi manchi. Sminuirei il mio amore per te se dicessi che la notte non resto sveglio a pensarti. Altre volte mi sveglio avvampata per i sogni che faccio su di te. Mentre lo scrivo arrossisco al sol pensiero. Vorrei che tu fossi qui adesso. Vorrei poterti toccare, sentire il calore del tuo corpo. Qui a Berlino fa molto più freddo di un normale fine settembre. La città sta cambiando. Ogni giorno sento il rumore dei loro stivali fuori dalla mia finestra. Pensare che un uomo così piccolo possa essere la causa di problemi così grandi, temo per il destino del nostro paese. Ieri sera Anna e io siamo andati al cinema. Finito il film stavamo rientrando a casa e un gruppo di ragazzi della Jugend ci ha seguito per le strade. Uno di loro aveva letto il mio articolo sul giornale e deciso che non gli piaceva granché. O forse non gli piacevo io. Ci hanno seguito urlandoci dietro cose, brutte cose. Ma per quanto ci abbiano provato non sono riusciti a intimidirci. Non lasceremo che ci intimidiscano. Non preoccuparti, amore, i miei amici si prendono cura di me. Ci sono sempre persone intorno a me, persone di cui posso fidarmi. Non vedo l'ora che tu torni a casa, per sempre tua, Sophie. E purtroppo sappiamo che in realtà non è andata così bene per la nostra Sophie. Segui Kessler. Ci proviamo. Le mie cose. È un po' tardi. Allora, ecco. Preso io. Grazie. Allora, dove andiamo, Kessler? A Wolfsburg.
È lì che si trova Helga, con il dossier dei documenti. Cosa c'è, Wolfsburg? Morte, agente Blazkowicz. Bene, come tutto il resto della Germania. Morte. Welcher Tag ist heute? Il 17 marzo. È domenica. È il giorno del Purim. Sì, lo so. L'avevo scolpito per la mia amica nella bottega di mio padre qui a Wolfsburg. È tradizione ebraica regalare cibo in questo giorno. Ma volevo darle qualcosa di speciale. Che cos'è? Un gatto. No, questo non sarà capito. Il suo animale preferito. Volevo darglielo, ma poi sono arrivati i nazisti. Bin ich schon so lange hier? Chiaramente non c'è neanche una persona. Questa è una città di segreti. La sua storia è piena di morte e distruzione. E ora Helga sta frugando nelle sue putride viscere con la morbosa curiosità di un bambino. Però c'è i mezzi per farlo, un po' più prepotenti e potenti di quelli di un bambino. L'Ugblätter. Poi alla fine mia di Sofì. Moglie spargeva volantini con questi per Berlino. E i nazisti l'hanno impiccata per questo. Wie schrecklich. Keine Sorge, Annette. Herr Blazkowicz kümmert sich um dich, wenn ich weg bin. Ci proveremo. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Wolfsburg. Agente Blazkowicz, devi cercare l'agente 2 dell'UOS. L'ho già avvertita del tuo arrivo. L'agente 2 sa dove si trova Helga. Bene. Di una donna. Tanti morti per uno stupido dossier. Se non lo troviamo, ce ne saranno altri. Io e Annette ci nasconderemo qui. Un'arma più silenziosa. Ho rubato delle radio da quei porci nazisti. Le useremo per comunicare. Prendi questa. Poi scendi dalla barca e aiutami a spingerla sotto la banchina. Va bene. Gabbiani ci hanno lasciato belle scagazzate. Ci state? Può passarmi anche la cima, così la leghiamo? La casa dell'agente 2 si trova oltre la piazza del mercato, a nord-ovest, dietro la taverna. Accanto a Schmidt, un vecchio panificio. Usa la solita parola d'ordine. Allora, no, in effetti premere F non attiva il mirino. Io però volevo capire come cacchio si attiva il mirino che, come vedete, abbiamo sulla destra. Ci sarà un modo per attivarlo visto che ce l'abbiamo? F, no. Opzioni. Comandi. Assegnazione tasti. Guarda giù, arma, ultima arma usata, salta, scatta, abbassa, usa, attiva doppia arma, modalità fuoco alternativo destra o sinistra, X o Z. Vediamo cosa succede con X o Z. X! Ecco come si fa a cambiare la modalità. Ed era qualcosa che dovevo assolutamente capire. Un po' d'armatura ce l'abbiamo? Sì. Mappa. Allora, la sensibilità era un po' troppo alta. Adesso la abbasso un minimo. Più che altro per voi. Così è un po' troppo bassa. Mi ci devo un attimo riabituare. Sì, se non l'aveste capito, è una nuova situazione di registrazione. Per cui adesso, dopo tanti giorni che non gioco, morirò ancora più spesso del solito. Questo sì che ci fa piacere.
segnale, subito così. Per rompere il ghiaccio. Uno sulla destra di là e uno dritto di qua. Ecco, là ci stanno già delle guardie. Ti fai affari tuoi. Ciao, pazza. Però stanno proprio qui sotto, tranquilli comunque, ok. Si è torto da là. C'è niente di interessante qui. Armatoroz. Questa sì che ci piace. Dobbiamo trovare un modo. Qui ci starà gente sopra. Ai 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 ai. Con molta calma. Molta calma ma non troppa. Allora, ce ne sta uno lassù che potrebbe essere proprio il generale. Generale, il comandante, il tipo. Qui c'è nient'altro. Sì, penso sia il tipo. Ok. Lì c'è una guardia. Ce ne sta un'altra sotto, di quelle un po' più potenti. È cascato, maledizione. Potrebbe essere visto da quel tipo là. Speriamo di no, che se no sarà brutta. Invece temo proprio di sì. Ci stanno andando in bocca. No, gliene frega una mazza. Va bene. Frega niente a te. Frega niente a me. Con calma. Piano, piano, piano. Allora, in teoria adesso si sta avvicinando. Possiamo vedere dai metri in alto a destra. 9 metri. Mettiamo anche i passi. Ok. Cerchiamo di fare le cose per bene. Ok, ci siamo. Buonino. Armatura sì, sto un sovraccarico che ci serviva relativamente poco, ma qui potremmo andare direttamente alla postazione di violenza. Oh, fucile da cecchino. No, non ce la fa usare in realtà. Quindi adesso dobbiamo tornare indietro. Oh, lingotto. Infami che si nascondono. Allora, lì ci stava uno di quelli. Eccolo, col fucile a pompa. E quello, se vogliamo fare un'operazione stealth, decisamente è il caso di evitarlo. Io, dovendo ancora riprendere manualità col gioco, consiglierei a me stesso, e lo farei in modo abbastanza veemente, di evitare di scatenare adesso una mega guerra, soprattutto non sapendo dove si trovi l'altro comandante. Cosa stavo dicendo? Nascondiamoci, grazie. Ti è girato? Bravo. Ok.
Si può passare dall'acqua volendo. Ci sono le scalette per salire. Se no, da sinistra là, altre scalette. Ci sono altri modi per salire là, non mi pare. Non è una bellissima situazione. Ok. Anche perché purtroppo questi sono un po' difficili da ammazzare. Comunque il fatto che ignori il tipo morto là, bel deficit dell'intelligenza artificiale in questo caso. Allora, 22 metri sulla destra. Ci sono cani, bestie. Pare di no. Qua c'è una radio. Ok, scusate, ma mi aveva visto. Quindi ho preferito non pensare di andargli addosso per fargli il coso della mischia, perché sono stato come un coglione in mezzo. Mea culpa. Qui mi sto rilassando troppo ed è un errore perché non so cosa ci sia. Poi se rimane solamente il tipo col fucile a pompa, adesso ci ragioniamo. Le casse si possono rompere. Granate, ecco, queste ci servivano. Queste li possiamo sovraccaricare così a buffo. Non ci serviva. Non abbiamo coltello lancio, vero? No. Oh, munizioni di questo ci servono invece assai. Oh, coltelli. Chissà se con il coltello ammazziamo il tipo, ma non credo. Non credo affatto. Però non abbiamo mai fatto la prova. C'è niente da leggere? Dovremmo fare effettivamente una prova di coltello su quel tipo là potente. Dove sta? Sta sul puntiere a questo punto. Dove sta? Sta laggiù. Sta laggiù. Aspettiamo un attimo. Ok. Ce la faremo in tempo? Che stealth, mamma mia. Ecco, già mi ha sgamato. Dico che stealth, mamma mia. No, non mi ha sgamato. Dove stava l'altro coltello? Buoni tutti. Là. Allora. Mazza, bel tiro. Non è stata un'operazione riuscita molto bene. No, perché uno solo? Ne voglio due. Tanto quello è abbastanza lento prima di arrivare qua. A posto? Io sarebbe anche il caso recuperi i pugnali che ho buttato come un idiota. Dove staranno? Uno è questo. Riesco a recuperare anche quell'altro, è cascato in acqua. No, eccolo qua. Ho fatto due tiri veramente pessimi. No, insomma, poteva andare meglio, poteva andare peggio. Noi se riuscissimo a sovraccaricare l'armatura fino ad arrivare a 200, non ci farebbe schifo. Che sbloccheremmo l'ultima abilità dell'armatura, credo. Di qui si poteva passare dall'alto. Qui non abbiamo niente di utile. Andiamo un attimo. No, torniamo con le pistoline.
Ok, noi dove dobbiamo andare? Per andare dove dobbiamo andare? Dove dobbiamo andare? Perché qui sì, abbiamo visto che c'erano i comandanti. Ah, immagino di là. Cioè, è la cosa che ha più senso, quantomeno. Senza dover per forza utilizzare la mappa per ogni cosa. Come i nabbi che siamo. C'è niente qui sotto che merita di essere preso? Non mi pare. Vediamo prima se ci sono nemici e poi facciamo un'esplorazione in acqua. Ci sono dei rumori. Qui ci si può arrampicare? No. C'è molta corrente qua sotto. Non è semplice spostare. Eh sì, me lo sentivo, scusate, ma questo è l'istinto da giocatore. Ok, sì, comunque abbiamo delle difficoltà a notare non indifferenti, ma speriamo che non ci siano altre parti acquatiche. Ok. Cosa abbiamo qui? Rastrelli, scatole, munizioni e pistola che ci servono. Il resto è tutto al massimo. Ok. Molo di Wolfburg. Poster un po' vecchi. Chissà se noi riusciremo a farlo esplodere. Non credo. Ecco, ora siamo in una zona, immagino, assai popolata. Teniamoci un attimo le altre munizioni. Quelle sono chiodi per terra. Non so, granate, vero? Oh, dicevamo appunto. Fammi capire se sei da solo. Munizioni a iosa. Vediamo se possiamo fare il giro indietro di qua. E se sì, se ci porta a qualcosa di utile. Per esempio, munizioni per quello erano molto utili. E lui mi pare sia da solo. No. Se non li prendi molto bene in testa. Che è sto rumore? Ah, ecco. Prendendoli bene in testa con due colpi insieme vanno giù. Dobbiamo ricordarci questo per le operazioni un po' più stealth. Finiamo di liberare. Lì c'è una porta. E qui dove stavamo prima? Sì, qui dove... quindi ce n'erano due, non uno. Va bene, meno male che abbiamo fatto un check laterale. Qui sotto cosa vediamo? Qui dove stavamo prima? Da quest'altro lato niente di utile. Armature, non è il sovraccarico che ci serviva, ma comunque torniamo a 100. Andato giù, direi di sì. Ok. Sento altri passi. Eccolo là. Qui si potrebbe anche tentare di salire. Quel tipo stava là e si muove, immagino. Dove sta? Ecco, di che torni. Ah, è uno di quelli là. Mm.
Volevo giusto vedere appunto se ci fosse stato qualcosa di utile. Poi cercheremo di aggirare il tutto passando da qua sulla destra. Sì, quest'oggi mi sento più cauto del solito. Non che paghi sempre. Ma non è che sta venendo proprio qua in bocca? Forse dovremmo passare dall'alto. Eccolo là. Comunque non siamo riusciti a capire se i pugnali funzionassero. Mi ha visto. La zona è infestata da porci nazisti. Fa attenzione, se non è proprio necessario, non uccidere nessuno. Che hai detto? Uccidi quanti più nazisti possibile? No, ho detto... Non ti sento, Kessler. È disturbato? Io ho sentito chiaramente di uccidere il più possibile. Non so voi. In effetti l'audio era un po' disturbato, eh? A mia discolpa. Questa è... l'armatura c'era scesa un bel po'. Ci sono presi colpi di fucile a pompa in fronte, che tendenzialmente non è una buona idea per una vita lunga e sana. Quindi non fatelo a casa. Ok. Comunque il fatto che la città sia così vuota, a eccezione degli uomini di Helga, mi preoccupa un pochino, eh. Vediamo cosa ci aspetta qui. Siamo quasi riusciti a fare un approccio stealth. Ma temo non durerà a lungo.